della sua, del suo impegno. L'altro, e mi soffermo un po' su questo, fu l'impegno di Petroselli sul progetto Fuori. È una mia passione, cerco di ridurla per quanto possibile a pochi minuti. Cominciando da questo, l'area di cui parliamo penso che sia conosciuta a tutti, è quella della Via dei Fori Imperiali. La Via dei Fori Imperiali è la strada che unisce Piazza Venezia al Colosseo. Una strada, come disse Mussolini, dritta come la spada di un legionario. Un secolo fa, naturalmente, non c'era questa strada, e fra Piazza Venezia e Colosseo c'era un quartiere di Roma, un quartiere che è cresciuto nel corso dei secoli sopra alle rovine dei fori imperiali, con la caduta dell'impero romano, man mano era cresciuto nel corso dei secoli successivi un quartiere. Mussolini ha bisogno di creare un suo, rafforzare il suo, la sua retorica del rapporto fra il fascismo e l'impero romano, e pensa di appunto collegare Piazza Venezia con il Colosseo, con una strada che viene realizzata in pochissimo tempo. Nel giro di un paio d'anni fu distrutto tutto quello che c'era di questo quartiere e fu tracciata questa strada, che tra l'altro dovete pensare che questo quartiere in larga misura sorgeva anche su una collina, perché fra Piazza Venezia e il Colosseo c'era una collina della Velia, che non è esattamente uno dei sette colli di Roma, ma collegava con l'Eoppio e con il Palatino, ed era una connessione del sistema collinare di Roma. Anche questa collina, percorrendo le vie dei Fori Imperiali, voi a un certo punto sapete che la strada è incassata, andando alle spalle a Piazza Venezia, andando verso il Colosseo, là dove sta la mappa della progressiva allargamento della crescita dell'impero romano, si vede che lì c'era questa collina che è stata tagliata. Questa fu opera di Mussolini, che ebbe un effetto tragico dal punto di vista della mobilità, che tutto il traffico di Roma finì col concentrarsi in Piazza Venezia, ombelico del mondo, dove tutto prima o poi doveva passare da quelle parti lì. Come comincia il progetto Fuori? Il progetto Fuori comincia esattamente 40 anni fa, quando il benemerito sovrintendente archeologico di Roma, anche questo tu l'hai già citato, Adriano La Regina, fa una comunicazione pubblica, una conferenza stampa, in cui dice che il traffico sulla via dei Fori Imperiali sta portando alla rovina le sculture romane le architetture, i resti archeologici che stanno da una parte e dall'altra della via dei Fori Imperiali. E ha molto successo questa denuncia di Adriano La Regina. Lui riprende il tema continuamente, ossessivamente vorrei dire, nelle settimane e nei mesi a cavallo fra il 1978 e 79, e alla fine propone di eliminare la via dei fori imperiali. Ed è la prima volta che si realizza, come dire, un netto fra la gestione del patrimonio culturale e l'urbanistica di una città. Perché che cosa propone Adriano La Regina? Che nasce nelle sue specifiche competenze di sovrintendente archeologico, cioè salvare le rovine dell'antica Roma. Lui vuole trasformare i fori imperiali, guardate che erano il centro direzionale dell'antica Roma, quindi siamo di fronte alle rovine archeologiche più importanti del pianeta. Lui vuole trasformare i fori, che andando da Piazza Venezia al Colosseo sono il foro di Traiano, il foro di Cesare, il foro di Nerva, eccetera, li vuole trasformare in piazze pedonali, cioè la rottura con la tradizione archeologica è di non considerare più l'archeologia un luogo recintato. No? In genere in tutti i posti, i monumenti archeologici si entra in una cosa che è altro da sé rispetto alla città, non è città quotidianamente vissuta, ma è un posto in cui, salvo singoli monumenti, che sono il Pantheon, altre cose,
Pompei è una rovina archeologica, ci si va per visitarle. Invece lui dice, noi facciamo di queste resti archeologici, dobbiamo fare una componente della città contemporanea. Una proposta mai sentita prima, che ha un successo enorme a scala sia romana, nazionale, ma anche internazionale. Centinaia di studiosi di tutto il mondo aderiscono a questa iniziativa. La proposta viene fatta mentre il sindaco Argan, che naturalmente sostiene da par suo questa iniziativa, lancia uno slogan che diventò famoso: o i monumenti o le automobili. Ma chi? Ecco, questa è una delle cose che io ci terrei a esporre con la massima chiarezza. Chi diventa il vero protagonista del progetto Fori è il sindaco Petroselli. Il sindaco Petroselli, che non era un intellettuale, non era neanche un analfabeta, come si vuole far credere, lui era, tra l'altro, era il corrispondente da Viterbo dell'Unità, ma non era certamente personaggio confrontabile sul piano dei grandi intellettuali che pure giravano intorno al Partito Comunista. Antonio Cederna, che tu anche Cederna hai citato, non l'ha mai lasciato scritto, ma lo diceva più volte a chi lo frequentava, che lo spessore culturale di Petroselli era stato superiore a quello di Argan. Cioè, dice, Petroselli ha capito cose del patrimonio culturale di Roma che Argan erano sfuggite. Cerco di riassumerle per quanto mi riesce correttamente. Innanzitutto, Petroselli, appena nominato sindaco, si muove con grandissima disinvoltura, io direi con spregiudicatezza anche dal punto di vista amministrativo, per fare alcune operazioni. Tutti i giovani che siete fra voi non l'hanno vista, ma esisteva una strada che attraversava il Foro Romano e interrompeva la continuità del Foro Romano fra il Colosseo e il Campidoglio, diciamo così si chiamava, la via del Foro Romano, che Petroselli spregiudicatamente decide, ma era così potente che nessuno aveva il coraggio di dirgli, non puoi demolire. E lui invece dichiarò, quando fece questa demolizione, io vorrei passare alla storia come il sindaco che non ha inaugurato una strada, ma ne ha demolita una. E demolito, realizzando quindi questa connessione diretta che non c'era mai stata prima fra il Colosseo e il Foro Romano. Scusate, dando sempre le spalle a Piazza Venezia, andando verso il Colosseo, il Foro Romano è quello che sta sulla destra, i fori imperiali sono invece quelli che stanno sulla sinistra. E poi fa un'altra cosa che contribuisce a dilatare sempre di più la dimensione archeologica del centro della città: interrompe la circolazione stradale intorno al Colosseo. Voi dovete sapere che allora il Colosseo era uno spartitraffico, si girava tutto intorno al Colosseo. Lui invece crea quel piazzale che c'è tuttora, dove c'è l'Arco di Costantino, sono posti che tutti voi avete frequentato, e quindi si crea una continuità di spazi archeologici a questo punto fra il Colosseo e il Campidoglio, tutto percorribile senza toccare, diciamo così, la città contemporanea. Ma il progetto doveva andare avanti con la demolizione della via dei fori imperiali, che avrebbe consentito di unificare il Foro Romano e i fori imperiali in un unico spazio archeologico, realizzando quelle cinque piazze pedonali moderne sul posto dei fori. Ma questa era il grandioso progetto che maturava in quel periodo. Per rendere realizzabile, creare le condizioni politiche perché questa cosa potesse procedere facilmente, Petroselli inventa quella che forse è stata, da un punto di vista così, del rapporto di massa con la città, la sua più importante iniziativa, le domeniche pedonali ai fori. Tutte le domeniche, a partire dall'inizio dell'inverno del 1980, Petroselli dà appuntamento soprattutto al popolo delle periferie per andare sulla via dei fori imperiali, dove archeologi, urbanisti, intellettuali di varia natura
con il sussidio di plastici, di cose, cioè fanno vedere come avrebbe dovuto essere trasformata questa strada. Qual era l'obiettivo di Petroselli? Petroselli usava sempre questa parola che in qualche modo può rappresentare, sintetizzare la sua ideologia, ridurre le distanze. Il suo obiettivo era ridurre le distanze. La riduzione delle distanze era diretta a che cosa? Al rapporto fra la periferia e la città, fra il proletariato e il sottoproletariato e la borghesia. Questa cosa Petroselli pensava di realizzarla in parte fisicamente con la grande operazione di bonifica delle periferie, però anche con un valore aggiunto, credo che si possa dire, di carattere culturale, cioè il rapporto con l'antica Roma. Tradizionalmente a Roma si chiama la romanità, è competenza dei ceti borghesi, dei ceti intellettuali, dei ceti colti. Esistono delle categorie di studiosi di queste cose a Roma, si chiamano i romanisti, che non sono i tifosi della Roma, sono quelli che si occupano di queste cose qua. Petroselli lui dice: se noi vogliamo davvero che il progetto fuori sia una cosa riconosciuta dalla città, non può essere figlio della cultura borghese, deve essere figlio della cultura dell'intera città di Roma, della cultura popolare di Roma. Il suo obiettivo diventa fare in modo che custodi del patrimonio culturale fosse anche il mondo delle periferie. Questa iniziativa, che era straordinariamente frequentata, ogni domenica c'erano migliaia e migliaia, decine di migliaia, anche dei cittadini, poi sono stati fatti dei film, credo ci sia una letteratura su queste cose, correvano nelle aree centrali per impadronirsi del rapporto con la città. Lui dice: ridurre le distanze significava, quindi non, da una parte, risanando le periferie, lui avvicinava, diciamo, territorialmente, fisicamente, come livello di servizi, eccetera, la periferia al centro della città, ma lui vuole perseguirla anche su un piano proprio del rapporto più direttamente culturale. E qui a questo rispondono le domeniche pedonali. Potrei raccontare un sacco di cose, ma dico che sto prendendo troppo tempo, dicendo che arriva, però Petroselli muore improvvisamente mentre sta intervenendo al comitato centrale del Partito Comunista, e questo succede, mi pare che l'ha già detto, all'inizio dell'ottobre dell'81. Antonio Cederna scrisse su Rinascita dello scandalo Petroselli, disse di un sindaco comunista che aveva capito cose sulla cultura romana che gran parte dell'intellettualità nazionale si era stata sempre lontanissima dal capire. Dico molto in sintesi, ma non vi faccio perdere grandi passaggi, che morto Petroselli muore il progetto fuori. Tu hai già accennato al carattere, diciamo così, modesto da questo punto di vista di Ugo Vetere, ma Ugo Vetere rappresenta la regressione che un po' tutta la macchina politica e anche l'intellettualità romana non se la sente di continuare sulla strada di Petroselli. Da allora in poi tutti i sindaci di Roma, tutti gli amministratori, tutti gli intellettuali, tutti gli uomini del cinema di Roma hanno continuato a parlare del progetto fuori, ma nessuno ha mai fatto fare un passo avanti a quel progetto. Tutti parlano di cose che non si capisce bene, francamente, che cosa sono, ma se si riduce all'essenziale la proposta di Adriano La Regina, che fu il fondatore, di Petroselli, che fu il grande cultore di questa soluzione, era la demolizione della via dei fori imperiali. Bisogna demolire la strada realizzata da Benito Mussolini. Stava molto attento Petroselli agli altri a non tradurla in una cosa di antifascismo. Roma, già allora, oggi non ne parliamo, è attraversata fortissimamente da pensiero neofascista, quindi bisognava trattarla con cautela. Questa veniva condotta sul piano della qualità, appunto, del rapporto culturale, eccetera, eccetera. Comunque, morto Petroselli, è morto il progetto fuori.
e finisce il decennio russo. Io su Roma, che l'ho fatta troppo lunga, ma anche su Napoli arrivo fino al giorno d'oggi con pochissime battute. Dopo Petroselli, il sindaco è Rutelli. No, dopo Petroselli c'è il decennio democristiano, quello, come si chiamava allora, il pentapartito, inconcludente nella migliore delle ipotesi, comunque grandi danni alla città, non c'è, come pure si temeva, il ritorno della grande speculazione fondiaria, comunque passa questo decennio. Nel 93 il primo sindaco di nuovo di sinistra è Rutelli, il quale pensa bene, questo sarebbe stato un motivo di discussione molto... molto vivace con Walter Tocci, se ci fosse stato, perché Rutelli, me lo ricordo benissimo, stava in prima fila, fece una conferenza sulla via dei Fori Imperiali e dichiarò: la via dei Fori Imperiali strada è e strada sarà. Benissimo, non poteva seppellire meglio il ricordo, anche se nessuno su queste cose ci insiste, il ricordo di Luigi Berzelli. E così è stato con tutti quelli che gli sono succeduti. Si è arrivati al punto che nel 2001 è stato fatto un vincolo sulla via dei Fori Imperiali, come se fosse anch'essa un monumento, con dichiarazione, l'unico rimasto veramente a difendere con le unghie e con i denti, oltre ad Antonio Cerelli, è stato Leonardo Benevolo, che quando si pose un vincolo sulla via dei Fori Imperiali disse che si tratta, che era stato sepolto ancora un progetto sublime, era sublime il piano che stavano mandando avanti e che finiva invece anche con questo vincolo. Forse la meno responsabile di tutti è proprio l'attuale sindaco Virginia Raggi, per il semplice fatto che secondo me Virginia Raggi nemmeno sa lontanamente che cosa fosse il progetto fuori, non mai nominato, non però la sua, ed è arrivata, e stanno adesso progettando addirittura di realizzare, qua era importante, era fondamentale la presenza di Tocci, di mettere i binari sulla via dei Fori Imperiali, perché è l'ultima cosa che dico sul progetto Fori. Dovete sapere che grazie a Walter Tocci è stato un grandissimo amministratore del traffico e della mobilità. Se Roma non è morta soffocata, lo si deve a lui. Lui aveva creato una serie di presupposti per diminuire drasticamente il traffico sulla via dei Fori Imperiali, che è praticamente pedonalizzata, ci passano ormai, in parte è chiusa al traffico, in parte passano soltanto mezzi pubblici e taxi. E c'ha c'ha sei corsie come la Cristoforo Colombo, come una grande autostrada, una cosa fuori scala, e diventa veramente ridicolo anche da questo punto di vista vincolare una strada che non è più una strada, perché ormai è un'altra cosa, ma non è certamente una strada. Tant'è vero che la Raggi ne vuole approfittare per metterci tra Napoli. Quanto tempo c'ho ancora? Vabbè, me ne prendo un po', abbiate pazienza. L'edificio chiude alle 11. No, allora Napoli, l'hai già detto, Valenzi, sindaco nel 75. Probabilmente la vittoria di Valenzi è quella sorprendente nel panorama nazionale, perché Napoli era una città di destra. Non dimentichiamo mai che al referendum costituzionale del 46 sulla Repubblica Napoli vinse la monarchia con l'80% dei voti. La ragione probabilmente che agevolò, oltre al clima nazionale che c'era, che certamente determinava anche a Napoli un cambiamento di coscienza politica, fu il colera del 73. A Napoli ci fu una epidemia di colera nel 73 che vide un strepitoso impegno del Partito Comunista. Partito Comunista che in qualche misura quasi si sostituisce ai pubblici poteri partecipando attivamente alla vaccinazione di massa. Penso che voi, anche se giovani, anche se eredi
di quella generazione comunista lo sappiate, e questa cosa probabilmente fu un fattore determinante nella vittoria di Valenzi nel 75. Un'altra cosa da ricordare è che l'amministrazione di Valenzi 75-83 è sempre stata minoritaria, non ha mai avuto la maggioranza, e si leggeva perché al momento opportuno, al momento del bilancio, eccetera, aveva o l'astensione o addirittura il voto favorevole. Se c'è qualcuno che sa le cose meglio mi può interrompere o integrare, sì, erano i democristiani non gaviani che sostenevano l'amministrazione Valenzi. L'urbanistica di Valenzi esordisce con una grandiosa operazione che è il piano delle periferie. Questo piano delle periferie come origine, allora c'erano dei movimenti nella città di Napoli molto presenti della città di lotta per la casa, che erano attivi in tutti i segmenti della città, nel centro storico ma anche nelle periferie, i quali, quando si forma l'amministrazione di sinistra, in qualche misura decidono di non assumere più l'amministrazione pubblica come controparte, ma dicono che con l'amministrazione di sinistra si può anche collaborare, e quella collaborazione ha inizio proprio sul problema della casa, che poi sfocia nella formazione di un famoso ufficio studi urbanistici fatto da giovani che furono reclutati nell'occasione. Che dovevano fare questi giovani? Dovevano analizzare le condizioni abitative ai fini dell'attuazione di due leggi della fine degli anni 70, che erano l'eco canone e il programma, come si chiamava, il programma straordinario per l'edilizia pubblica, che doveva censire il fabbisogno di edilizia popolare nelle città, le condizioni abitative della città. Emersero dalle indagini fatte da questo ufficio cose spaventose, sia in centro storico, sia anche nelle periferie, a Monte Calvario, a San Lorenzo, alla Sanità e poi a San Giovanni a Teduccio, Barra, Ponticelli, Sabbia, Padella. C'erano condizioni veramente paurose che non si immaginavano neanche prima e che non erano rappresentate dai risultati dei censimenti. Quindi si decide di intervenire in questi quartieri, soprattutto quelli della periferia, per creare condizioni abitative più civili, al tempo stesso rispondendo al fabbisogno di alloggi che era enorme. Quindi l'obiettivo di questo che si chiamerà il piano delle periferie, che fu il primo piano di una grande città d'Europa, ancora prima del piano famoso del parigino, che non mi ricordo come si chiamava, ci fu il piano della periferia di Napoli, che prevedeva sia interventi di risanamento dell'edilizia esistente, sia di nuova edificazione di edilizia economica e popolare. Questo piano delle periferie viene approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale di Napoli nella primavera del 1980, sei mesi prima del terremoto. Il terremoto è di novembre, sei mesi prima, non mi ricordo quanto. Vabbè, ma ci sono alcuni componenti che da allora in poi furono chiamati i ragazzi del piano, che possono integrare le cose che sto dicendo. Quando c'è il terremoto del 23 novembre 1980, forse questo va detto perché è una notazione politica, secondo me, importante, che spesso viene trascurata. A Napoli si scatena una posizione estremistica e in parte alimentata dal terrorismo e in parte addirittura anche dalla malavita, che era contro la deportazione dei napoletani. Le case bisognava dare, le case di cui aveva bisogno i napoletani, darle a Napoli, non fuori Napoli. E questa cosa diventò drammatica, tragica, con il rapimento Cirillo. Adesso queste cose probabilmente
quando fu rapito l'assessore regionale all'urbanistica Ciro Cirillo, fu uccisa la sua scorta, eccetera. Siamo a 3 anni dal rapimento Moro e stavolta si tratta e la trattativa arriva fino all'approvazione del famoso titolo 8° della legge della ricostruzione, che prevedeva la realizzazione di 20.000 alloggi a Napoli, affidando tutti i poteri al sindaco di Napoli, nominato commissario straordinario del governo. Probabilmente era anche un tranello che si pensava di fare a Valenzi, dandogli questa immane responsabilità e questo impatto frontale con malavita e terrorismo, eccetera. Invece la cosa fu affrontata con grande energia, determinazione e sicurezza, e il programma di costruzione dei 20.000 alloggi, che poi furono meno di 20.000 perché la legge consentiva che una quota poteva essere fatta negli immediati dintorni di Napoli, fu assumendo come nucleo centrale del programma straordinario proprio il piano delle periferie, e anche di affidare la massima responsabilità nella realizzazione del piano delle periferie agli stessi giovani, che da allora in poi furono chiamati i ragazzi del piano, che avevano disegnato, fatto il piano delle periferie, che diventeranno responsabili della ricostruzione. La pagina della ricostruzione, tu stessa hai dato un sintetico ma efficace giudizio, è stata insomma, una cosa che ha funzionato molto, molto bene. Andò benissimo fino a quando fu sindaco Valenzi. Valenzi non copre il decennio rosso, perché Valenzi va dal 75 all'83. All'83 proprio, secondo me, il successo che sta avendo la ricostruzione gli fa cadere quell'esigua maggioranza di voti su quali lui contava, e quindi si va alle elezioni nell'autunno dell'83 e Valenzi perde. Valenzi non è più sindaco. La ricostruzione cambia faccia, perché i nuovi gestori, è una storia nota che non si può adesso, tu cortesemente hai citato il mio librino, in questo librino è raccontato abbastanza dettagliatamente, c'è una parte della ricostruzione che degenera, perché sfruttando questi poteri enormi che la legge affidava al sindaco commissario e al presidente della regione commissario, del genere si trasforma, cioè una legge fatta per dare la casa ai napoletani diventa la legge per fare un'ira di Dio di interventi infrastrutturali mai previsti da nessuno, mai disegnati da nessuno, che servono semplicemente ad alimentare il mondo, gli energumeni del cemento armato, li chiamava Antonio Cerena. Questa vicenda dura dalla morte, dalla conclusione, dalla morte della politica della sinistra, della giunta di sinistra napoletana di Valenzi dall'83 al 93. Per fortuna tutte queste cose vengono neutralizzate, tutte le operazioni che si cerca di impastire ai danni della città, le più importanti, mi cito solo i titoli, furono il regno del possibile, che era volto sostanzialmente alla devastazione del centro storico di Napoli, Polis 2000, che doveva risanare, per così dire, fra virgolette, la zona orientale di Napoli, e poi Neonapoli, che era la più micidiale dell'operazione, era prevista dal potentissimo allora ministro Paolo Cirino Pomicino, che era un'operazione non fatta da speculatori privati, ma coinvolgendo, lui era un autorevolissimo ministro, Andreottiano, ben 7 ministeri che dovevano collaborare a fare un'operazione di intervento su Napoli. Grazie a un'opposizione molto forte, sia del Partito Comunista, ma anche della società civile, nascono allora le famose assise di Palazzo Marigliano, che erano guidate da Gerardo Marotta e Antonio Annello, penso tutti e due li avete conosciuti, e dall'opposizione del PC fa fallire alla fine tutte queste iniziative, che fino alla elezione a sindaco di Antonio Bassolino, 10 anni dopo proprio la sconfitta di Valenzi. Valenzi finisce la sua amministrazione nell'83, Bassolino diventa sindaco nel 93. Qui c'è una cosa che è stata sollevata da alcuni osservatori: i sindaci comunisti a Napoli nascono sempre sulla spinta
di vicende molto forti che sono sulla scena della politica e della società. Valenzi fu trascinato sicuramente in larga misura, fu determinata la sua elezione dall'impegno del Partito Comunista durante il colera del 73 e Bassolino dallo sconvolgimento che fu provocato a Napoli, come in tutta Italia, da Tangentopoli. Non l'ho detto, perché fu anche la Tangentopoli, che in Italia, come sapete, nasce nel 92, un anno prima, che travolse poi tutte quelle operazioni di manomissione della città che stavano nascendo. Di Bassolino penso che sappiate, poi ne possiamo discutere tutto. L'amministrazione urbanistica nasce su Bagnoli. Perché nasce su Bagnoli? Perché appena eletto sindaco Bassolino, il governo nazionale, scusatemi, parlo in prima persona perché partecipa io per conto del sindaco, pretendeva che l'amministrazione di Napoli, per essere il sindaco, sottoscrivesse un progetto di sanamento di Bagnoli, un progetto di trasformazione dell'area di Bagnoli, che era in corso di progettazione probabilmente a cura dell'Itastat, che era una società del gruppo IRI, e che stava disegnando il futuro di Bagnoli, che avrebbe dovuto essere, sulla base di una serie di norme, di interpretazioni di norme, ratificato dal Consiglio Comunale di Napoli. Come amministrazione Bassolino diceva che noi non avremmo ratificato assolutamente nulla, che l'urbanistica era competenza del Comune, e però per trovare un accordo col governo si decise che entro un anno il Comune avrebbe proposto una soluzione per Bagnoli nel rispetto delle regole della legge urbanistica e della pianificazione urbanistica. E così fu. Per fare questo fu necessario approvare un documento di indirizzi che delineava come si sarebbe sviluppata la nuova urbanistica napoletana, con una serie di varianti. Si cominciava dalla variante di Bagnoli, per questa urgenza e necessità, col governo che ci abitava sulla nuca, e insieme a una variante salvaguardia per la difesa del territorio, di tutto l'insieme del territorio. Poi le varianti alla fine furono solo due: la variante di Bagnoli e tutte le altre varianti che si era cominciato a studiare separatamente formarono un'ultima variante. Nell'insieme formarono il piano regolatore approvato definitivamente dalla regione Campania nel 2004, un piano di particolare importanza. Io dico solo due o tre contenuti: la difesa del territorio, dello spazio aperto di Napoli. Praticamente tutto quello che non era stato edificato si decise di sottoporlo a salvaguardia. Si tratta di 4.700 ettari circa, tutto il sistema collinare che va insomma, lo conoscete bene, che va, si può dire, da Capodimonte a Capodichino, e costringe tutte le alture di Napoli, poi in gran parte oggetto di un parco regionale, parco delle colline di Napoli. Quindi la salvaguardia di tutti gli spazi aperti, tutti gli spazi che non erano stati massacrati dalla crescita disastrosa di Napoli del secondo dopoguerra. Poi la tutela altrettanto rigorosa del centro storico, che viene allargato. Cioè, che cos'è il centro storico di Napoli? Si decise che il centro storico di Napoli dovesse essere la città come era stata fino alla caduta del fascismo. Il centro storico di Napoli è come era Napoli quando, alla fine della seconda guerra mondiale. Quindi una superficie vastissima, oltre 2.000 ettari. Il terzo risultato importante della pianificazione napoletana, io credo che si possa esporre sotto la forma del coordinamento fortissimo che c'è stato fra la pianificazione urbanistica e la pianificazione dei trasporti. Sul potenziamento dei trasporti napoletani, lo sapete bene, io in genere quando parlo di queste cose cito solo il caso di Scampia. Scampia prima, io che sono più anziano, non ricordo benissimo, che Scampia dal centro di Napoli era irraggiungibile. Da Piazza Municipio andare a Scampia, anche quando ho fatto l'amministratore di Napoli, ci volevano due ore circa con i mezzi pubblici, anche con mezzi, un sacco di tempo anche con mezzi grandi. Adesso Scampia, bene o male, sta nel,
è servita dal sistema della linea 1. E poi Bagnoli, che voi sapete, Bagnoli voleva essere l'occasione del grande, io lo chiamai il risarcimento di Napoli, cioè utilizzare questo spazio che miracolosamente si rendeva disponibile nel cuore della città per dotare i napoletani di tutte le cose di cui erano stati deprivati dalla crescita selvaggia che c'era stata nel dopoguerra. Un grande spazio pubblico e la riconquista della spiaggia e del mare. Il progetto se ne parla continuamente, penso che lo conosciate, il progetto è sempre quello. Vorrei ricordare che c'è stato un rischio enorme nel 2014 con lo sblocco Italia di Matteo Renzi, perché Matteo Renzi nel fare questa legge sullo sblocco Italia, che era in sostanza una legge, come dire, berlusconiana, un forsennato rilancio delle opere pubbliche, dell'attività edilizia, ci mette anche Bagnoli, sottrae Bagnoli alla disciplina urbanistica comunale e la affida a un commissario di governo dotato di tutti i poteri sostitutivi del Consiglio Comunale di Napoli. Non è che le cose, cioè il progetto è quello che noi avevamo nel 94-95, una variante al piano regolatore appunto basata su un fortissimo rilancio delle funzioni pubbliche, 120 ettari di parco, la spiaggia tutta liberata e restituita alla balneazione dei napoletani, eccetera. Renzi ha intenzioni, però per fortuna le cose non gli vanno bene, non va bene molte cose a Bagnoli, la bonifica non ha mai funzionato, è sempre stata una cosa condotta molto male. Per fortuna cade l'impostazione di Renzi. Io mi illudevo che con le elezioni dell'anno scorso, con la nuova maggioranza di governo 5 Stelle Lega, si rifiutasse il commissario di governo e si restituissero i poteri al sindaco e all'amministrazione cittadina. Purtroppo così non è stato. È stato riconfermato un commissario di governo assolutamente sconosciuto, tra l'altro credo per la prima volta un commissario di governo che non è un'espressione igienica. I commissari di governo sono grandi comitati d'età, sono o amministratori oppure grandi personaggi della pubblica amministrazione. In questo caso si tratta di un oscuro imprenditore e, conclusione, io temo di associarmi a chi ha detto che io, la nuova Bagnoli, dolorosamente penso di dover dire che non la vedrò. Il confronto fra Roma e Napoli in tutto il periodo, diciamo, dal decennio rosso fino a oggi, a partire soprattutto dal 93, quando dopo il decennio più o meno che era tornato nelle mani della Democrazia Cristiana e dei suoi alleati, ritorna nelle mani della sinistra, a Roma con Rutelli, a Napoli con Antonio Bassolino. Bene, Roma non ce l'ha fatta, mi dispiace che non ci sia Walter Tocci, Roma non ce l'ha fatta. Rutelli, poi Veltroni, innanzitutto il susseguirsi dei sindaci è Rutelli, Veltroni, Alemanno, Marino, Raggi. Non posso dire sempre peggio, perché il povero Marino era una brava persona, inadatto a fare il sindaco, ma non poteva essere trattato come è stato trattato, però certamente a Roma è stato un precipizio. E guardandolo dal mio punto di vista, quello dell'urbanistica, a Roma è stata una catastrofe. Il piano regolatore approvato a Roma nel 2008, sindaco, fu formato durante l'amministrazione Rutelli, fu definito e approvato dall'amministrazione Veltroni. È il peggior piano della storia di Roma
di Roma Capitale. Non esagero affatto dicendovi che è un piano che ha consentito l'espansione senza fine di Roma. Roma è ormai una città che non ha più confini, continua a crescere in tutte le direzioni. A Roma succedono cose che probabilmente voi non avete la più pallida idea. A Roma continua imperterrito l'abusivismo, che in qualche misura, forza di una legge regionale, è stata addirittura istituzionalizzato. Cioè i famosi consorzi di abusivi a Roma, ai consorzi di abusivi di Roma e dintorni sono affidati poteri istituzionali in materia di urbanistica. Tutto questo ha fatto crescere la città in modo disumano, crescere a densità sempre più basse. Il primo a denunciare l'abbassamento progressivo della densità con la quale cresceva Roma fu proprio Walter Tocci, e sarebbe stato importante discutere con lui di queste cose. Tutto questo a Napoli non c'è stato. A Napoli si è bloccata l'espansione della città. Il piano regolatore di Napoli, che continua a essere rispettato, a differenza di quello che succede in tutte le altre città d'Italia, dove in un modo o nell'altro i piani regolatori sono diventati dei simulacri che chiunque abbia qualche forma di potere riesce a forzare e a fare quello che vuole. A Napoli non mi risulta che le cose siano così, nonostante anche nella stessa Bagnoli, nonostante le incertezze, l'orizzonte è tristissimo e cupo, e c'è il piano regolatore, resta quello che era stato disegnato più di 20 anni fa e non è stato mai modificato. Ma la cosa che io voglio, scusate, il dato fondamentale sul quale sì, io vorrei un attimo discutere è il seguente. Scusate, io vi leggo soltanto, i numeri sono noiosi, vi leggo soltanto questo dato. Gli abitanti a Roma, parlo di abitanti censuali, sono 2.880.000 circa. Comunque Roma non ha mai raggiunto i 3 milioni di abitanti. La superficie urbanizzata di Roma, cioè la città, quella che è fatta di case, di asfalto, di edilizia abitativa, di attrezzature, tutto il resto, di cose, di lavoro, eccetera, è niente meno che 51.000 ettari, una benevola stima, almeno altri 10.000 ettari sono consentiti solo dal vigente piano regolatore. La divisione, se fate una divisione, diciamo, un telefonino può rifarla e dire se mi sono sbagliato, fra 2.880.000 abitanti e 51.000 benevolo valore, 51.000 ettari urbanizzati, fa una densità di 56 abitanti ettaro. Napoli, 984.000 abitanti, superficie urbanizzata 7.000 ettari, densità, cioè abitanti ettari, 141. Ecco, che significano questi numeri? Scusatemi se faccio il tecnico urbanista, non lo faccio quasi mai, ma ogni tanto ci vuole. Significa che 56 abitanti ettari non è una città, non può essere, non ha nessun carattere, non può essere governata, non può essere amministrata. Non, anche perché 51 ettari, come al solito, è il dato medio, ma la città consolidata, cosiddetta densità, che arrivano anche a diverse centinaia di abitanti a ettaro, significa che la nuova periferia è fatta di poche decine di abitanti ad ettaro. Ormai più di un terzo di romani, sapete dove abita? Abita in un sistema lineare che sta a destra e a sinistra del grande raccordo anulare, l'anello autostradale che sta intorno alla città di Roma. Più di 1 milione di abitanti vivono in questi insediamenti sparpagliati che stanno da una parte e dalla città, che naturalmente sono romani per modo di dire, perché sono coatti dell'automobile, che vivono in condizioni, gran parte delle ore le vivono in automobile per raggiungere i posti di lavoro che in genere stanno nel centro della città. Una densità comunque media, per quello che vale la densità media, è chiaro che bisognerebbe approfondire per settori il discorso su Roma, è che si è perso il rapporto fra i cittadini e i luoghi. A Roma non c'è più questo rapporto fra i cittadini. Come ci si può identificare, riconoscere, sapersi cittadini di questa località sparpagliate? Perché Roma c'è 128.000 ettari di territorio, un territorio immane, un territorio. La provincia di Napoli.
Sì, è più grande, è un pochino più grande della provincia, dell'intera provincia di Napoli. E ha meno abitanti dell'intera provincia. Sì, è anche un po' meno abitanti della provincia di Napoli. Però io sto parlando dentro il comune di Roma. Questa, no, Battertocci fu il primo che aveva detto che c'erano quartieri nuovi, avevano una densità media di 13 abitanti. Di 13 abitanti etra, alcuni studiosi recentemente dice che siamo 10 abitanti, 10 abitanti etra non è più una città, non puoi fare nessun servizio, non puoi fare gli asili, non ci puoi mettere le attrezzature commerciali neanche minime, eccetera. Napoli no, Napoli resta una città. Napoli, scusate se lo banalizzo con questo dato metrico, con questo dato misurato in termini di densità, ma secondo me anche una certa, non credo di dire un'eresia se vi dico che anche una certa, come dire, valore culturale, un certo rapporto fecondo con la creatività della città è determinato dal fatto che la città c'è, i cittadini vivono la città, si riconoscono nella città, sanno dove stanno, spesso i romani non sanno dove stanno, non si riconoscono in quel luogo, il declino anche culturale, anche della creatività artistica, scusate, sto usando forse parametri esagerati, ma Roma si è perso tutto questo, che pure, pensate, la differenza della Roma di oggi con la Roma di Renato, con la Roma di Renato Nicolini. Questa è la prima conclusione che io volevo fare. La seconda conclusione, e chiudo, è questa. A Napoli siamo in una sede di sinistra, continua l'esperienza urbanistica di sinistra. A Napoli, per le cose che io sommariamente e disordinatamente detto, ma che tutti sapete, molti sapete meglio di me, si è determinata una continuità fra le scelte urbanistiche di Maurizio Valenzi, con, si salta il decennio del malaffare, 83-93, riprendono però, e sono sviluppate per certi versi addirittura rafforzate dall'amministrazione Bassolino, poi dall'amministrazione Lusso Iervolino, fino anche a De Magistris, perché De Magistris nella sua effervescenza, eufemisticamente chiamiamola così, non ha mai rinnegato però quelle scelte urbanistiche, anche su Bagnoli devo dire la difesa, poi non so perché gli va bene. Lui si era scatenato, e io lo ammiravo, che si era scatenato in maniera... Vi ricordate quando aveva detto Napoli è una città derenzizzata, e si riferiva soprattutto alla nomina del commissario di Bagnoli, che aveva tolto poteri proprio a lui, e poi invece adesso accetta il commissario, sono cose misteriose sulle quali non vuole... Però certamente non ha fatto marcia indietro rispetto... A Roma l'eredità può essere sintetizzata nella cultura urbanistica di Petroselli, nel sublime, come lo definì benevolo, progetto fuori, è stata tutta assolutamente affossata. E certo che si può dire una cosa, che il progetto fuori era un progetto appunto, usiamo sempre questo aggettivo, era un progetto sublime, era un progetto forse esagerato, forse non si poteva, però l'idea di mettere la storia più antica nel cuore della città moderna e farne parte della città moderna, cioè i resti della storia di oltre 2000 anni fa che sono vissuti dalla città moderna, è una cosa evidentemente troppo bella, troppo importante, troppo grandiosa per essere, non so qual è il motivo per il quale è stata assoluta. Io non esagero, se vi dico che io sono uno, mi dispiace che non ci sia Tocci, uno dei pochi che continua a parlare come un fissato di questa cosa, che a Roma ti guarda, dice, con tanti guai che abbiamo, tu pensi al progetto fuori. E a Roma si è perso tutto del decennio, non c'è più nulla che ricordi il decennio rosso. A Napoli vi piaccia o non vi piaccia, la memoria di quella stagione è continuata. Conclusione, Napoli è meglio di Roma.
Innanzitutto volevo precisare una cosa. Walter Tocci, che è stato più volte evocato da Vezio, ci ha dato una grossa mano nell'organizzazione di questo pomeriggio, perché ci ha messo lui in contatto con Vezio, quindi dobbiamo ringraziarlo anche per questo. Poi vabbè, se ci sono domande, interventi, riflessioni da fare, credo che abbiamo un'altra 20 minuti, mezz'ora di discussione a disposizione. Vieni, vieni, Lorenzo. È più timido, Guido. Vieni, vieni, così ti riprendiamo pure. I microfoni del pubblico, no, non dei consiglieri, non funzionano quasi nessuno. Sembra una terribile torsione sull'esecutivo, ma visto che l'esecutivo di sinistra ci piace, no? Volevo evitare di essere ripreso. Allora, faccio in realtà non riesco ad andare molto sul tecnico perché non sono un esperto di questi argomenti, però cerco di una cosa che è un aspetto importante ovviamente di ogni dimensione cittadina è la dimensione dei trasporti. E mi chiedevo se tu potessi dirci qualcosa su come era, allora, sostanzialmente nella stagione di cui abbiamo parlato, è stato anche il periodo in cui si sono messe in campo, parlo di Napoli, due opere che sono, diciamo, essenziali alla vita della città attuale in termini di trasporti, cioè la tangenziale sulla quale io, se non sbaglio, so che il Partito Comunista in realtà inizialmente fece un'opposizione durissima sulla tangenziale in una prima fase. E poi credo con l'aggiunta, non quella di Valenzi, quella immediatamente successiva, a guida socialista, se non sbaglio era Carlo D'Amato, il sindaco, o comunque il sindaco socialista, si iniziò la costruzione della metropolitana. Io mi chiedo cosa sarebbe questa città oggi senza la tangenziale della metropolitana. E anche su quella, io se non sbaglio, avevo sentito che inizialmente pure sulla metropolitana il PC aveva delle titubanze. Faccio questa domanda anche perché tuttora sulla dimensione dei trasporti questa città ci sono a volte delle contorsioni. L'esempio che mi veniva in mente è la discussione con il ricorso al TAR, il blocco della costruzione delle griglie in piazza del Plebiscito per poter far funzionare quella che era l'ex linea tranviaria rapida, cioè l'attuale dovrebbe essere linea 6, la tranvia che parte dallo stadio, da Fuorigrotta, e deve arrivare proprio a Piazza Municipio. Quindi ecco. E capire c'è un rapporto inevitabilmente controverso tra questa città e le opere di trasporto, oppure boh, è un caso, insomma, questo. Vogliamo tutte le domande? Prego, prego. Venga qui così. Stavolta il Così si sente presento, più. Non essere si sentirebbe senza microfono. Una curiosità, perché ha messo sullo stesso livello l'iniziativa di Pomicino con quella del Regno del Possibile? Io allora ero una giovane architetto in quegli anni e noi speravamo, perché era un'iniziativa tutto sommato che veniva da un mondo imprenditoriale sano della città, o almeno noi così lo giudicavamo, noi architetti, mentre Pomicino, insomma, tutt'altra storia. Grazie. Allora, io volevo fare una domanda, vabbè, il tema è molto vasto, provo a riassumerla in poco. Noi come gruppo ci stiamo occupando da parecchio tempo della questione del turismo di massa, che sta avendo un impatto molto forte a livello economico e sociale sulla città, soprattutto in negativo. Qualche anno fa ci rispondevano rozzamente che eravamo contro il turismo, quando poi si trattava semplicemente di regolamentare un po' la questione di fronte al laissez-faire dell'amministrazione. Ad oggi molti che allora erano scettici si stanno mobilitando sulla questione, però si concentrano solo esclusivamente su quella che è la cosiddetta gentrification, cioè ricambio, l'aumento del costo della vita, del mercato, dei prezzi del mercato della casa, quando in realtà poi si tratta di un fenomeno più ampio, cioè che è cambiato il modello di economia. Cioè prima
fino a qualche decennio fa c'era un'economia basata sui distretti, con ad esempio a Napoli c'era il porto, la zona di Napoli Est, Bagnoli stessa, e adesso invece si è passato a un modello di economia basato sulla concorrenza tra le cosiddette città globali, in cui ci sono questi grandi flussi di capitali in zone, appunto nelle grandi conurbazioni urbane, e c'è una produzione di valore elevatissima in alcuni quartieri della città, come ad esempio i centri storici, con le piattaforme online del turismo come Airbnb, mentre altre zone sono totalmente escluse. Alla luce di quello che si è detto oggi, è possibile immaginare un nuovo modello di sviluppo che quindi sia basato su una ridistribuzione della ricchezza e anche della produzione culturale, penso ad esempio al caso di Roma, del progetto dei Fori, immaginato da Petroselli, e se questo nuovo modello di sviluppo non così diseguale come quello che stiamo vivendo oggi a Napoli e a Roma, può prescindere da una prospettiva nazionale, quando ad esempio Luigi Sica accennava prima alla questione del regionalismo differenziato, con questa prospettiva per Roma e Napoli, insomma, si immagina che siano tempi ancora più duri in futuro. Allora, la mia domanda prende praticamente punto da due situazioni, una a Roma e una a Napoli. Praticamente a Roma ci sta la parte di Ostia, del municipio di Ostia, che è abbastanza distaccato dal contesto urbano che presenta Roma, che al di là che si prolunga molto, al di là del grande raccordo anulare, ma poi anche per la sua genesi, oltre che il fatto che comunque Ostia anticamente non era Roma, era un comune a sé, era una città a sé, e si appoggiava sempre a Roma, però più... Sì, sì, sicuramente, però più volte infatti i cittadini hanno richiesto un referendum per potersene staccare. Sì, e invece per esempio un'analogia simile a Napoli ce l'abbiamo con Pianura, dove praticamente i pianuresi non hanno quasi mai chiesto appunto di essere separati dal contesto di Napoli, però è molto isolato perché al di là che c'è il rapporto di Toccavo che costituisce proprio una barriera infrastrutturale abbastanza presente, ma poi come nel caso di Ostia soltanto c'è una grande strada di comunicazione che è la via Montagna Spaccata, mentre le Ostia è la via Cristoforo Colombo, ed entrambe sono collegate a Napoli Centro e Roma Centro rispettivamente attraverso la Circumflegrea e la Roma Lido, la ferrovia Roma Lido. In entrambi i casi appunto ci sono stati grossi casi di abusivismo edilizio, in particolare per noi c'è stato un grosso sventramento della dolina dei Camaldoli in passato, adesso fortunatamente è meno presente questa operazione, e quindi quello che le volevo chiedere è questo: due realtà così due realtà così preponderanti, tra virgolette, cioè così presenti, così quasi distaccate dal contesto sia a livello quindi morfologico, urbanistico, che quasi a livello culturale, tra il centro e queste estreme periferie, è una dicotomia che è destinata a perdurare, quindi arrivare alla scissione, oppure è possibile attuare politiche anche in campo urbanistico in modo da poter invece far rientrare nel collante urbano queste due realtà. Grazie. Io chiedo in anticipo scusa per la banalità della mia domanda, però è un'occasione che non voglio perdere, perché quando abbiamo creato questo gruppo Futuro Prossimo, che non è né un'associazione né un collettivo né niente di ben definito, se non l'espressione di un senso di urgenza che abbiamo avvertito dopo il 4 marzo per riprendere in mano l'analisi della società e di come si è arrivati a questa fase storica,
ci siamo trovati spesso a discutere di ciò che è stato in questi anni e come ben evidenziava nell'introduzione Giovanni, tante volte abbiamo riflettuto tra di noi su come questa grande spinta propulsiva di una fase iniziata ormai più di 40 anni fa si sia non semplicemente arrestata, perché altrimenti si potrebbe trovare un evento traumatico, ma sbiadita poco a poco nel corso dei decenni fino a diventare del tutto incolore o addirittura a regredire totalmente. E ogni volta che ne parliamo tra di noi cerchiamo di darci delle motivazioni, cerchiamo delle concause, perché un'unica causa non riusciamo a rintracciarla, a rinvenirla, e quindi da un lato il crollo dei grandi partiti di massa che erano di per sé un motore e un veicolo di continuità politica, invece la ricerca di questa continua novità nella leadership e nella figura carismatica del leader, che però come visione nasce e muore con il leader stesso, i vincoli europei che si sono modificati, che hanno posto dei legacci anche alla spesa degli enti locali, qui a Napoli è stato un tema negli ultimi anni questo, il taglio dei fondi erogati dallo Stato agli enti locali. Insomma, tra queste cause ci siamo resi conto che probabilmente quella del senza soldi non si cantano messe è sicuramente quella più utilizzata dagli amministratori locali di questi ultimi 10-20 anni. Certe volte come grido d'allarme e certe volte anche un po' come maschera dell'assenza di una visione complessiva di città e di come la si vorrebbe far evolvere. Allora io approfitto della presenza di una figura che come dire, ha vissuto da amministratore una parte di quella grande fase per chiedere, secondo te, quali margini di manovra oggi hanno le amministrazioni, chiamiamole di centrosinistra, progressiste, di sinistra, rosse, è un po' utopistico definirne qualcuna ancora in giro, ma quali margini di manovra, se hanno dei margini di manovra, e se questi margini di manovra sono veramente così ridotti come ci raccontiamo in questi anni, dove dovremmo andare a rivedere il rapporto tra Stato ed enti locali, il modo in cui gli enti locali si rapportano alle scelte non solo di politica urbanistica, ma complessivamente intese da amministrazione. Cioè, dove dobbiamo immaginare di intervenire per riportare la possibilità di pianificare in grande come si riusciva a fare 30-40 anni fa? Posso solo per prima delle conclusioni, relazione interessantissima, io ringrazio Vezio De Lucia. Volevo approfittare della consonanza coi temi per invitare tutti i presenti ad una iniziativa su temi analoghi 27 di febbraio alle 17:30, organizzato dal CRS, Centro per la Riforma dello Stato. Non c'è Walter Tocci, che è uno degli animatori del CRS romano, a Palazzo Marigliano. Le mani sulla città, il capitalismo e la democrazia in ostaggio, che iniziativa cui è presente anche il sindaco di Napoli, con una serie di interventi prevalentemente dal mondo dell'università sul tema della città e della tenuta democratica della democrazia cittadina, della tenuta della democrazia cittadina, giusto per rubarvi un minuto. Volevo fare due domande pure io, giuro, però sarò breve. Vabbè, a parte la bella battuta, mi viene in mente la bella battuta. Mentre noi siamo giovani educatissimi, il giovane Pedro Selli occupava le terre, però vabbè, questa è stata la misura della degenerazione.
Comunque, no, volevo chiedere, spesso alcune amministrazioni di centrosinistra, per esempio Walter Veltroni, rivendicano il fatto che le loro politiche culturali sono state in continuità con quelle di Nicolini. Qual è la differenza tra l'effimero, che abbiamo detto geniale, di Nicolini, qui sarebbe anche il caso di ricordare un po' tutte le varie iniziative dell'estate romana, e invece l'effimero della stagione veltroniana, per esempio, o quello che ci viene spacciato come, cioè tutti quelli che ci vengono spacciati spesso come festival culturali, invece in realtà hanno poco di contenuti e di sperimentazione. E poi un'altra domanda, il dinamismo del PC di Aldo Natoli e di Pedro Selli, proprio come partito, come intera federazione, al di là della forza delle singole figure, sarebbe possibile ancora oggi nelle città, dopo l'elezione, diciamo la legge con l'elezione diretta dei sindaci, oppure l'elezione diretta dei sindaci in un certo senso ha portato anche in questo senso una degenerazione della vita democratica delle città, indebolendo i partiti, per cui oggi magari se qualcuno cercasse di fare un lavoro serio sulla propria città, magari dal momento che non ha voti, non è espressione di qualche settore professionale, le sue battaglie c'è il rischio che siano lettera morta. Io non sono in grado di rispondere non solo per motivi di tempo, ma di capacità anche a alcune questioni come queste ultime che avete posto. Cerco di dire qualche parola nell'ordine in cui sono venuti gli interventi. La tangenziale e metropolitana, vabbè, mi pare che non c'è partita fra le due cose. Innanzitutto la tangenziale ormai c'è, eccetera. Il punto qual è? Che non è stato, prima di Bassolino, diciamola la verità, comunque Bassolino, perché non l'ho detto prima, è stato comunque un grandissimo amministratore. Non vorrei che io abbia fatto poi così un'omologazione fra... E lì si capì questa cosa fondamentale, che a Napoli c'era una dotazione, cioè storicamente, da decenni, cioè diversi da un secolo, una dotazione di trasporto pubblico altissima, non c'è nessuna parte d'Italia, però assolutamente sconnessa. No, le linee ferroviarie nazionali, la cumana, la circumvesuviana, le funicolari, cioè tutte assolutamente sconnesse l'una dall'altra. La prima importante affermazione fu quella di riconnettere queste cose insieme alla formazione di nuove linee, la linea potenziale alla linea 1, dare carattere orbitante alla linea 1, eccetera. Beh, è così che si risolve il problema della città, non certo. Io ho letto da qualche parte al portale risolvere il problema della sanità collegandola con la tangenziale. Insomma, mi sembra che, ecco, sia questa una di quelle forme, scusate, parlo libera, se volete, di regressione. Torniamo alla tangenziale e alla fine, in una città che pure ha avuto un'ottima politica dei trasporti su ferro. Per quanto diceva la giovane collega fra Regno del Possibile e Neonapoli, anche lì secondo me Regno del Possibile era la distruzione dell'idea stessa di Napoli, si distruggeva il centro storico, ma insomma i documenti ci sono, non si può dire che era una cosa positiva. Distruggere il centro storico di Napoli significa distruggere l'anima della città di Napoli, la vecchia filosofia della parallela a Via Roma, bisogna liberare Napoli dal disastro dei quartieri spagnoli, eccetera. Tutta la peggiore retorica che avrebbe favorito la più forsennata speculazione. Napoli è la città che forse meglio di ogni altra, guardandolo retrospettivamente, anche meglio di Bologna, ha salvato il centro storico e di una di quelle cose che danno spessore attualmente da un punto di vista culturale alla città di Napoli. Io non voglio si fosse fatto il Regno del Possibile, non ci sarebbero più alcune, come dire, delle fonti di sviluppo della creatività, della possibilità di fare di Napoli una grande capitale culturale, perché avrebbe fatto la fine,
la fine di Roma, lo dico con rispetto per alcune cose di Roma su cui vorrei anche correggere quello che ho detto prima. Turismo, no, turismo va benissimo, però chiariamolo bene questo discorso sul turismo. Il turismo è una delle grandi economie contemporanee, una grande o piccola città non può più fare a meno del turismo, cioè, però Napoli faccia tesoro di quello che è successo nelle altre città d'Italia, questa è la cosa fondamentale. Noi in Italia siamo stati capaci di rinunciare a una delle più straordinarie suoi tesori, che è Venezia. Venezia non è più una città, a Venezia non ci sono più i veneziani, una città senza cittadini non è una città. Venezia è già adesso, è Disneyland. Sapete che c'è quella farmacia che ogni giorno porta in contatto con il comune di Venezia, quanti abitanti dal giorno prima sono stati cancellati dall'anagrafe, perché il valore di qualunque buco disponibile a Venezia, ormai in qualunque pezzo della città di Venezia viene immediatamente trasformato o direttamente in attività ricettiva oppure di attività connessa, vendita di cose, di quell'orrore che sono le cosiddette specialità veneziane, eccetera. E ci sono cose che purtroppo non vengono denunciate con il coraggio che ci vorrebbe. Insomma, la responsabilità del sindaco Cacciari è stata enorme nella trasformazione, nel trasformare Venezia in un turistificio, in una cosa che ha finito con... Se c'è un'emergenza culturale italiana attuale è quella di fare il possibile intanto per bloccare quello che ancora resta di quelle poche decine di migliaia di abitanti che ancora stanno a Venezia. Senza di che noi rinunciamo a un pezzo fondamentale della nostra storia. Ecco, a Napoli c'è una ripresa del turismo, che va benissimo secondo me. No, non è solo Venezia, Firenze. Firenze sta esattamente sulla scia di Venezia. A Firenze il patrimonio pubblico è in vendita dichiaratamente per farne usi turistici. I grandi palazzi, cioè, tanto per parlare di urbanistica, si sono approvate norme che consentono la trasformazione, di salvare le facciate e all'interno degli edifici di importanza storica, eccetera, si può fare qualunque livello, anche spostare i piani, eccetera, pur di favorire la destinazione turistica. I fiorentini non ci sono più. È chiaro che questo a Venezia, a Firenze si avverte meno che a Venezia, perché a Venezia, intorno a Venezia centro storico, c'è il mare, c'è la laguna, per cui il distacco col resto del mondo è così vistoso che lo svuotamento di Venezia si vede oggi. A Firenze è un po' diversa, perché Firenze è piccolissima, Firenze c'è un territorio che è la metà di quello di Napoli ed è circondata, assediata dalle altre città, per cui si coglie meno, però se lo si legge in termini statistici, Firenze sta diventando come Venezia. Roma è tutto più complicato perché Roma è immensa, però Roma è stato proposto dalle ultime amministrazioni di centrosinistra. Roma c'ha circa 30 milioni di turisti all'anno. Beh, era stato enunciato, uno degli obiettivi dell'economia di Roma era di andare da 30 milioni a 100 milioni di turisti. Beh, già Roma adesso non vive per il peso, come dire, scompensato e squilibrato, tutto concentrato in poche centinaia di ettari, tutto sta lì, non si fa nessuna politica per utilizzare diversamente questa forza, questa economia importante, eccetera, in una città come Roma potrebbe essere molto meglio organizzata. Ecco, Napoli deve fare tesoro di queste cose qua, perché non ci vuole niente a imboccare la stessa stagione, cioè non è che se la cosa si consuma nel giro di pochi anni, però si imbocca una strada micidiale che secondo me sta proprio a voi, le nuove generazioni. Fate un'iniziativa su queste cose, secondo me è sacrosanta, denunciata, ci sono già, a quanto mi risulta, delle prese di posizione che cercano, forse addirittura drammatizzando quello che sta succedendo anche a Napoli.
Ostia e pianura, il confronto non regge, secondo me. Non regge anche qua per ragioni di dimensione. Ostia sta a 30 km da Roma, è un altro mondo. Ostia sta sul mare, c'ha la costa, c'ha dei valori come dire, di economia determinati dal fatto di stare sul mare, che ne fa un boccone molto... È una città per tanti aspetti già finita nelle mani della malavita, molto più del resto della città di Roma. Pianura comunque è attaccata, insomma, e c'è soprattutto quello che mi induce a rispondere a questa domanda dicendo che sono falsi i problemi. Qual è? Il grande fallimento, io non ne ho parlato perché me ne sono dimenticato, il grande fallimento della città metropolitana. Se funzionasse la città metropolitana, ma vedete qual è il problema di separare pianura da Napoli o Ostia, diventano tutti elementi componenti di una unità superiore di livello urbano, solo che purtroppo la città metropolitana è un fallimento disastroso da tutte le parti, tant'è vero che manco ne parliamo. Stasera nessuno di noi ha parlato della città metropolitana, che pure dovrebbe essere, come dire, un traguardo istituzionale, eccetera, al quale fare riferimento, che se funzionasse perderebbero di scala, perderebbero di importanza le cose che sono state dette. Ecco, poi c'è stato un lungo intervento lo sbiadimento del... Beh, hai sollevato problemi enormi perché la crisi della sinistra non solo a Napoli, non solo a Roma, non solo in Italia. Io penso che qua c'è una, restando al tema nostro, fra Roma e Napoli c'è una sostanziale differenza. Vi piaccia o non vi piaccia, anche la vostra stessa esperienza che state conducendo dice che, insomma, c'è vita a sinistra. A Roma io spesso mi sono convinto che sta vita non c'è più, anche nei rapporti di scala. Roma è molto più grande, molto più sollecitata, c'è 100 università, c'è già una quantità di giovani, eccetera, e non si vede questa... Si diceva, non mi ricordo se sei stato tu a porre anche il problema di Veltroni. Io ho liquidato Veltroni e Rutelli forse frettolosamente, perché soprattutto in materia di politiche culturali, ecco, mentre loro sono stati, secondo me, negativi come politiche del territorio, come politiche urbanistiche. Piano regolatore di Roma è una tragedia, però hanno fatto politica culturale di serie. Il fatto che nel giro di pochi anni a Roma si forme, poi non so quanti di voi l'hanno frequentato, sanno che fenomeno straordinario è l'auditorium a Roma. A Roma quello è tutta un'iniziativa comunale, tutta fatta dal comune di Roma. È una cosa straordinaria, una vivacità e un'ampiezza di offerta, è diventato un polo nel quale anche le famiglie ci passano i giorni liberi, il sabato, la domenica, perché l'offerta di cose parte dalla musica e arriva a ogni segmento della cultura. E quindi questo è merito, credo, soprattutto di Veltroni. Il Maxi, Mutatis Mutandis, non ha avuto lo stesso successo dell'auditorium, ma è una grandissima istituzione, cose che per esempio a Napoli non mi sembra che siano invece state fatte. Impegno dell'amministrazione comunale nel rilancio istituzionale, diciamo così, della cultura, mi pare. Sì, però non si è, come dire, formalizzato intorno a un luogo, a un polo. Ma non lo so, ma comunque sono
No, io dico se non vi è capitato, andate un giorno qualunque, a qualunque ora, all'auditorium di Roma e vedete che c'è un fiorire di cose che dà spazio a tutto tipo di esperienze, eccetera. No, questo credo che andava diretto a te. Sì, tu hai fatto il confronto di Veltroni. Oh, io sui discorsi più ampi fatti da Sica e da te stesso, eccetera, mi fermo qua perché io non sono in grado in poche battute di proporvi come dire approfondimenti. Qualche cosa mi è venuta a mente, tu stesso mi pare che hai citato di nuovo Anatoli. Ecco, a questo proposito. No, perché la storia è importante, guardate, perché la storia è di fondamentale importanza. Non so quanti di voi hanno letto il dialogo fra Anatoli e Vittorio Foa. Chi non l'ha letto, se lo legge, è un contributo alla conoscenza della storia della sinistra italiana, secondo me molto importante. Quando Anatoli lasciò la segreteria della Federazione di Roma all'inizio degli anni 60, c'era in rappresentanza della direzione del partito, c'era Palmiro Togliatti, perché naturalmente era Roma, era Anatoli che lasciava la Federazione di Roma, era importante l'occasione. Anatoli parlò dall'inizio alla fine di urbanistica, della battaglia contro la speculazione fondiaria, l'individuazione della speculazione fondiaria nel nemico di classe del popolo romano. L'idea, lui era anche uno studioso su queste questioni della proprietà pubblica e privata dei suoli, queste cose che furono raccolte da Petroselli quando cerca di scardinare, ci sarebbe riuscito, cerca di schiodare la dipendenza del costruttore dalla proprietà dei suoli. Questa è un'eredità di Anatoli. Anatoli fa tutto il suo intervento su questo argomento, conclude Togliatti e non dice neanche una parola sulla relazione Anatoli Ginesta, sbalordito, capisce che è fuori linea rispetto alla concezione di allora del partito, la responsabilità che gli viene data è quella del lavoro di massa, va a fare il rapporto con gli operai, con la Fiat, eccetera, e si dimentica dell'urbanistica. In molti, anche Vittorio Foa, gli chiedono ma perché ti sei completamente... Qui ci sarebbe un capitolo, scusate, vado un po' a ruota libera, che sarebbe interessante, anche perché riguarda una realtà meridionale, perché Anatoli non appoggiò Fiorentino Sullo con la riforma. Fiorentino Sullo, circa 10 anni dopo, dice le stesse cose che 7-8 anni prima aveva detto Anatoli, e Anatoli non sostiene, era deputato, interveniva nel dibattito sulle... Vabbè. Allora Foa chiede a Anatoli, ma hai mai capito perché Togliatti si comportò così? Dice sì, io poi chiesi, adesso il nome non me lo ricordo, a un collaboratore di Togliatti, dice ma perché non hai risposto sulle cose? E Togliatti, sapete che cosa disse? Questa la dice lunga, e io quasi chiudo con questo. Dice l'urbanistica, un'ubbiada intellettuale. Scusate se non vi ho risposto bene, soprattutto alle domande. Vabbè, allora vabbè, grazie a tutti per essere venuti. Ricordiamo che noi come futuro prossimo domenica saremo a Roma assieme ad altre due associazioni giovanili, Ragione Rivolta e i Petti Rossi, per parlare di precariato e dei problemi della nostra generazione, e quindi vabbè, vi terremo aggiornati anche su questi lavori. Vabbè, ringraziamo Walter Tocci, anche se non è venuto, Luigi Sica per averci ospitato, e Vezio De Lucia, grazie a tutti. Gli avvocati Montecarlo.